A gennaio 2012 i boss del mondo di mezzo cominciano a temere la Procura di Roma. L'arrivo da Reggio Calabria del nuovo capo Giuseppe Pignatone li preoccupa. Intercettato mentre è in macchina con un amico, Massimo Carminati dice che Pignatone avrebbe buttato all'aria Roma perché era uno che non giocava. In Calabria ha cappottato tutto, non si fa inglobare la politica. Ma oggi nemmeno il Campidoglio gioca più dalla parte della mala. Ha un suo valore simbolico la presenza del sindaco in procura. Come mai da queste parti? Sono venuto a portare della documentazione al procuratore Pignatone. Che tipo di documentazione? Ci sono delle indagini in corso, non credo di poter dire che tipo di documentazione ho portato. Documentazione che penso possa essere utile per le indagini che riguardano il Comune di Roma. Riguardo i tentativi di infiltrazione mafiosa all'interno del Comune? Io non sono un giurista, direi documentazione che può riguardare attività criminali o corruttive. Sindaco, l'hanno messa in croce per le multe della sua Panda Rossa. Francamente... La Fiat dovrebbe darmi un premio perché è diventata l'utilitaria più nota su tutto il pianeta. Ma lei era diventata il simbolo del malaffare di Roma, adesso invece... Stiamo uscendo. Io sono quello che sono, sono in questo momento una persona che provenendo dalla società civile ha deciso di servire la capitale d'Italia e spero di farlo al meglio. Ecco, però diciamo la verità, il PD non è che le ha fatto molto sentire la sua vicinanza, per non dire di peggio. Non è così, credo che il gruppo nazionale del Partito Democratico mi abbia sempre supportato con grande determinazione. Ma adesso Roma verrà commissariata, il comune verrà commissariato? Assolutamente no. Grazie. L'inchiesta avrà presto, prestissimo, una nuova accelerazione e per chi è già in galera la vita si è fatta ancora più dura. Via da Roma gli arrestati del 2 dicembre. L'ex AD di Ama Panzironi è a Prato, un altro è a Melfi. Il re delle cooperative Salvatore Buzzi è a Sassari. Insorgono gli avvocati. È un trattamento disumano, contrario ai principi di civiltà giuridica. Vogliono impedirci di difenderci. A Regina Coeli sono rimasti in pochi, solo quelli che domattina affrontano il riesame. I primi della lista sono proprio Carminati e Brugia. E poi l'ex consigliere d'amministrazione di Enav, Testa, e il figlio del titolare del distributore di Corso Francia, Lacopo. Legali sempre più furibondi, nessuno di loro ha fatto in tempo a leggersi per intero gli allegati all'ordinanza di custodia cautelare, 70.000 pagine.